poi quando è andato Grassadonia si pone il problema della società che impose all'amico Cioffi di fare giocare certi giocatori. Perciò questo è un altro problema che abbiamo noi allenatori quando andiamo a qualche parte, perché l'amico Cioffi stava facendo non bene, benissimo, non è una roletta. Allora, quando andiamo a questi convegni ci stanno gli amici professionisti, noi li ascoltiamo, li facciamo, però se vediamo un po' il convegno qua, ci siamo più allenatori dilettanti, è vero o no? Non me ne voglio, i professionisti chi sono qua? Che si alzassero un po', se è possibile. Di Costanzo, Grassadonia, Renato Cioffi, Gargiulo, perciò chi ci sta? Sta l'amico Ciaramella, che allenava in Venezia, mi ricordo, tanto tempo fa. Ho lavorato pure con lui. Che voglio dire? Allora, il problema, voi parlate di sponsor, noi nei dilettanti ne abbiamo lo sponsor, è il papà che paga la quota. Però non siamo garantiti molto dalla società. Papà paga la quota, io sono garantito perché il contrattino ve lo faccio a omma a omma, diciamo. Però vedo parecchi ragazzi che i presidenti guadagnano con le quote e parecchi colleghi miei che mi fanno una cosa veramente vengono pagati o non pagati proprio, cioè messi. Ho sentito l'amico Grassadonia che il pari paga di più ai bambini. Caro Grassadonia, qua nelle scuole calcio, questo che stai dicendo tu, ma non esiste proprio, cioè non esiste. Tu parli del pari, è logico, venite qua, parlate del professionismo e siamo a posto, ma venite nei dilettanti, nelle scuole calcio, dove noi lo sponsor ce l'abbiamo perché il papà paga la quota. Perché alle volte questi presidenti non vogliono dare e poi me ne avvalgo pure un po' dell'associazione AIA, perché non venite a vedere un po' queste cose? Venite all'interno, caro Scarpato, vedo che lei si pone i problemi sempre della prima categoria, l'eccellenza, la serie D. Venite nelle scuole calcio, dove gli sponsor li abbiamo, perché il papà paga la quota e le società guadagnano, allora i tecnici li possono pagare. Questo volevo dire a voi, questo è tutto. Grazie. Buonasera a tutti. Prima di tutto, amico Gianni, Valigio, volevo riportare un po' il discorso.